Benvenuti a Vesper 2.0, l'approfondimento settimanale di Teleradio Montecronio, che questa settimana si occupa di un argomento da anni al centro dell'attenzione, ossia delle quote rosa in politica. Per la verità ce ne occuperemo sia dal punto di vista della presenza delle donne all'interno delle istituzioni, ma anche rispetto ad un loro riscatto anche nel mondo delle professioni. Un argomento, ripeto, di cui si parla da anni, donne che sono state costrette un po' con le unghie e con i denti a farsi spazio in un ambiente assolutamente maschilista, soprattutto quello politico, anche se non dobbiamo dimenticare che nell'Assemblea Costituente ci sono state molte donne, insomma molte, alcune donne che sono anche loro passate alla storia come i loro colleghi uomini. Di questo tema parleremo perché c'è una legge elettorale che era già in vigore precedentemente, è stata revisionata dall'Assemblea regionale siciliana per gli enti locali, che conferma la doppia preferenza, ossia per un candidato uomo e per un candidato donna, nel caso in cui non si prediliga direttamente la donna. Questa è una possibilità che si dà per fare in modo che le assemblee elettive abbiano una rappresentanza femminile significativa, e d'altra parte abbiamo visto che così è stato nei comuni a noi vicini. A Sciacca si voterà con questo sistema il prossimo mese di maggio, quindi vedremo cosa succederà. Ringrazio i nostri ospiti che sono intervenuti, che hanno accettato il mio invito. Comincio col presentarveli, da Maria Antonietta Testone, che è assessore del comune di Sciacca. Poi parleremo anche del fatto che l'assessore Testone è stata indicata naturalmente per la sua preparazione, per la sua appartenenza politica, però il comune, l'amministrazione, ogni amministrazione deve avere una rappresentanza femminile per legge. Accanto a lei l'avvocato Tiziana Russo, di lunga militanza politica, è stata anche consigliere comunale, poi l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, deputato all'Assemblea regionale siciliana e sindaco di Montevago da alcuni mesi, e poi l'onorevole Calogero Pumilia, che è l'unico rappresentante, oltre a me, diciamo così, maschile in questo dibattito, perché ci sembra giusto avere anche il punto di vista dell'onorevole Pumilia, che è stato parlamentare nazionale, è stato sottosegretario di Stato e ha conosciuto anche diverse donne parlamentari, e quindi può darci anche una sua testimonianza. Io comincerei con una domanda all'onorevole La Rocca Ruvolo rispetto alla legge elettorale. Vorrei ricordare che durante l'iter c'è stato un po' il rischio che questa cosa saltasse, dico rischio tra virgolette, non sto esprimendo un'opinione, però insomma non era più previsto che si potessero dare le due preferenze, no? Poi invece si è rimediato. Sì. Come sono andate le cose all'Assemblea regionale? Sì, in effetti è andata così, e devo dire con poco orgoglio anche il mio gruppo parlamentare, un mio collega del mio gruppo parlamentare, ha presentato un emendamento che eliminasse la doppia preferenza di genere. Devo dire che in aula il dibattito poi è stato acceso. Non ci sono state da parte delle donne, e devo dire anche di molti colleghi, non ci sono state più diciamo aree politiche che tenessero, e quindi non è passato. Però il rischio c'è stato, ed è stato anche un rischio alto, perché la motivazione che adducevano era questo controllo del voto. Lei cosa pensa personalmente? Io penso, lo dicevamo prima di iniziare la trasmissione, che mi sembra una cosa talmente scontata, talmente ovvia, che non bisognerebbe manco discuterci molto, insomma. Ecco, invece ancora oggi, dopo decine di anni, stiamo a dire se ci deve essere una componente, e in percentuale dobbiamo stabilire quanto deve essere. Ecco, questo lo vedo veramente una cosa, lo dico da donna, ma lo dico da persona in senso lato, anche se non, senza asessuata direi quasi, insomma, ecco. Non è possibile che per il genere femminile si ponga sempre la questione di in che percentuale o quale quote, come se fossimo delle quote latte. Quindi non la condivido, così come non condivido però poi molti estremismi dall'altro lato, come se la donna dovesse rivalersi su 3.000 altre cose. Cioè, io credo che quando parliamo di parità, la parità è nella quotidianità, in quello che facciamo, nelle professioni che svolgiamo, nelle capacità che abbiamo, più che se siamo maschi o se siamo femmine. Ma sul piano proprio sociologico, perché la donna in Italia ha faticato di più? Veramente non solo in Italia, perché vorrei insomma ricordare che probabilmente il prossimo presidente degli Stati Uniti per la prima volta nella storia sarà una donna, e naturalmente facciano gli scongiuri chi la pensa
come lei. Posso dire qual una è la cosa? Sua opinione? Ecco, io vorrei dire una cosa da un punto di vista proprio antropologico, visto che di questo mi occupo. Prego. Allora, antropologicamente la società era una società matriarcale. Successivamente, non sto qui a fare l'excursus, la donna capì che l'uomo, che è sempre uccel di bosco, faceva figli, si presentava quando gli serviva e se ne andava. Per evitare che questo continuasse a, diciamo, a perpetrare un sistema sociale poi malato, allora piano piano la donna capisce che deve responsabilizzare l'uomo, e per responsabilizzarlo lo deve fare dandogli il potere. Quindi, se volessimo proprio andare indietro nei secoli, la società nasce come società matriarcale, successivamente diventa una società patriarcale. Quindi però c'è bisogno sempre ancora di una legge per far valere... Esatto, è quello che dico, esattamente. Questo fatto un po' la disturba, possiamo dirlo? Sì, molto, mi disturba, e mi disturba anche pensare... Però è un male necessario, insomma, voglio capire di più. È un male necessario dal suo punto di vista una legge che garantisca le quote rosa? Ma io penso di sì, cioè ci deve essere, perché... Paradossalmente, per come sono messe le cose, se non ci fosse una legge che tutelasse le donne, noi forse non avremmo questa, come dire, garanzia di avere un 40% nelle liste, di avere la possibilità della doppia preferenza di genere, tant'è vero che per esempio al Parlamento regionale si guardano bene dal votare una legge dove ci sia la doppia preferenza di genere, assolutamente non se ne deve neanche parlare. Avvocato Russo, lei... Sappiamo che questa cosa delle quote rosa non la convince molto, lo sappiamo perché, insomma, ricordiamo nel 2004 ci fu la campagna elettorale per le elezioni comunali, candidata Mariolina Buono, uno dei temi fu proprio questo, del fatto che una donna potesse assurgere al ruolo di sindaco di Sciacca. Lei era schierata con un altro schieramento, non è questo il tema. Okay. Il tema è che già da allora noi abbiamo acquisito questo dato, che lei non era il fatto della presenza femminile diciamo determinante, perché non si doveva parlare di questo ma dei contenuti, insomma la metto così per schematizzare. Perché penso che quando siamo in presenza di una candidatura importante, come in quel caso, era un demerito parlare del fatto che fosse un vantaggio il fatto che era femminile. Quindi nel mio ragionamento di allora e nel ragionamento di ora, io dico questo: quando noi abbiamo donne che hanno da dire e da raccontare qualche cosa, in tutte le professioni, in tutti i settori, lo hanno fatto, lo fanno anche, diciamo, con risultati eccellenti. Mi convince il fatto che in politica il fatto di avere avuto questa riserva, perché di questo si tratta, è una riserva e così la dobbiamo chiamare, ha consentito a molte donne l'accesso, diciamo, in organi elettivi, e prima non era previsto. Abbiamo avuto anche passaggi per i consigli di amministrazione, per esempio, perché abbiamo avuto anche l'obbligo di inserire figure femminili in alte posizioni manageriali. Questo mi convince del fatto che un obbligo di legge conduce a conquistare alcune posizioni alle donne. Cioè, su questa riflessione io arrivo e concordo, però mi chiedo: quanto è piegata alla logica maschile anche l'inserimento anche della doppia preferenza nelle liste comunali, nelle regionali non se ne parla perché non ne vogliono parlare? Mi pongo questa riflessione, cioè è vero, il quesito che io mi pongo è vero che le donne nel corso di questi anni non sono state così numerosamente presenti perché non hanno potuto o perché non hanno voluto? Per me il problema della donna risiede tutto nella sua capacità di poter scegliere quello che vuole per se stessa, nella distinzione del ruolo che ha all'interno della nostra società, perché ce l'ha. Posto che io sono una donna naturalmente figlia di donne che hanno, a cui riconosco ancora oggi, e tramando a mia figlia il fatto che donne prima di noi hanno condotto per noi battaglie importanti per il riconoscimento di diritti veramente essenziali, perché questo, noi da lì dobbiamo partire, in Italia come nel resto del mondo. L'America arriva al primo presidente degli Stati Uniti, ma non ci dobbiamo dimenticare che da lì partì un movimento importantissimo nel mondo e di affrancamento femminile, di rivoluzione femminile, proprio da lì. Dunque le donne hanno fatto negli anni un grande percorso.
Oggi ci troviamo ad un punto della storia dell'umanità, secondo me, in cui il problema non è tanto essere presenti nelle assemblee elettive della politica, è anche quello, ma non credo che sia solo quello. Oggi noi dobbiamo pensare alla storia dell'uomo e della donna in un modo diverso, cioè l'uomo e la donna. È chiaro a tutti che sono uguali e diversissimi nei ruoli, ma perché una donna partecipi attivamente alla vita politica ha bisogno di essere accompagnata non solo con le quote di riserva nelle liste, ma ha bisogno degli asili nido nel paese dove opera, ma ha bisogno delle infrastrutture, perché la donna, non ce lo dimentichiamo mai, nella distinzione di ruolo che ha con l'uomo, ha una cosa che la rende diversa, la renderà diversa dall'uomo sempre, ma non di meno, di più, che è la cura della prole, non in modo esclusivo perché l'uomo non se ne prende cura, perché è nella storia dell'umanità che il bambino dice mamma come prima parola e quindi la famiglia si gestisce in un modo tale per cui la donna si fa carico. E io dico anche con estremo piacere di accompagnare i figli in un modo diverso dall'uomo. Dunque, perché la donna possa fare tutte le cose insieme, ha bisogno di un sostegno che ancora comunque questa società non riconosce. Lei l'ha imposta su un piano di riscatto culturale, insomma. Non farebbe una legge per garantire le quote rosa, o quantomeno voterebbe contro. Io penso che siamo pronti tutti, ma che ancora il nostro paese non è pronto. Conto abbastanza, al di là del fatto che fa anche questa legge di riserva, di quote di riserva, questo paese comunque non è pronta. E quando riconosce l'ingresso, poi c'è da fare tutto un altro ragionamento. Le donne che entrano in politica apportano elementi di novità? Non lo apportano? Cioè lì c'è tutto un altro ragionamento che sarebbe importante anche conoscere. Magari lo faremo adesso. Dottoressa Testone, si è parlato, quando lei è stata nominata nella giunta di Paola, di questo fatto della garanzia della quota rosa. Lei ci ha tenuto subito a precisare, insomma, che la sua era un'indicazione politica, prettamente politica. Però qual è la sua opinione anche rispetto alle cose che stanno venendo fuori nel nostro dibattito? Ma io ritengo che le quote rosa siano importanti nella misura in cui il sistema politico è squisitamente maschile e quindi difficilmente si riesce, diciamo, ad rompere certi equilibri. Quindi la quota rosa in questo momento è importante per dare spazio ed opportunità alle donne che altrimenti non lo avrebbero. E questo ce lo dicono anche i risultati delle ultime amministrazioni nei diversi comuni, dove c'è una presenza più massiccia di donne, cosa che invece fino a qualche anno fa non era assolutamente prevedibile. E rispetto a questo l'uomo incomincia e cerca di prendere dei rimedi. Il tentativo all'Assemblea regionale nel giugno di quest'anno è stato veramente eclatante, perché si è rischiato di far passare nel più totale silenzio una riforma elettorale che penalizzava le donne, e soltanto nel momento in cui poi si sono accesi i riflettori e quindi il discorso è stato più eclatante, allora sono scesi in campo tutte le appartenenze politiche a difesa di quella che era stata una nostra conquista, si è dichiarata l'onorevole Ardizzone l'ha dichiarata proprio inammissibile, perché è in contrasto con le norme, diciamo, di nazionali. Ardizzone è presidente dell'ARS, per competenza. Sì, presidente dell'ARS, chiaramente. Quindi io sono favorevole, perché ritengo che in un momento in cui la donna ha bisogno, diciamo, non ha un livello di partenza uguale quando fa la scelta di candidarsi, perché il sistema politico è esclusivamente maschile. E la presenza della donna in giunta, proprio perché c'è questa quota, viene vista come una presenza che per molti aspetti si subisce, cioè diamo l'assessorato donna un po' quasi come a punizione di un... È così, e la realtà dei fatti è questa, perché non è, diciamo, Le faccio una domanda un po', lo ammetto, è capziosa. Lei ha subito questo tipo di atteggiamento? E allora, io non ho subito questo tipo di atteggiamento, però è chiaro che
il più delle volte l'atteggiamento con il quale viene demandato il ruolo, cioè l'incarico dell'assessore donna, è questo, cioè nel senso che vengono sminuite spesso, ma non è il mio caso perché la delega chiaramente non dimostra questo, però spesso vengono date delle deleghe un po' molto femminili, quelle residue, laddove non ci sono grandi responsabilità. La realtà dei fatti è questa, mi permetto di dirlo, perché invece io ho una delega molto pesante e quindi dico non posso dire di essere stata penalizzata sotto questo aspetto. Ricordiamo la pubblica istruzione. Pubblica istruzione, affari legali, sviluppo economico, edilizia scolastica, quindi diciamo che ho un bel lavoro davanti da fare. Non dobbiamo dare per scontato che la gente a casa si ricordi tutto. Insomma, sì, ha ragione, per correttezza di informazione. Volevo schematizzare un po' il suo pensiero, se mi posso permettere. Lei vorrebbe pensarla come Tiziana Russo, però nel frattempo c'è bisogno di una legge. Io sono fermamente convinta della necessità di una legge, perché se non ci fosse più questa legge rischieremmo veramente di tornare a 10 anni addietro, quando ancora la presenza delle donne era veramente una mosca bianca nell'ambito delle diverse assemblee a tutti i livelli. E quindi il fatto di essere agevolata in questo momento è fondamentale, perché poi diciamo che le donne oggi non hanno niente assolutamente in meno rispetto all'uomo, anzi, lo diceva giustamente anche Tiziana Russo, hanno quel quid in più, quel modo diverso di affrontare le questioni, le soluzioni, un modo diverso di pensare, e siamo, anche per qui e per le presenti, molto più concrete, cioè cerchiamo nell'immediatezza di risolvere il problema e di fare meno discussioni e chiacchiere, che poi alla fine non servono a molto. Invece gli uomini politici il più delle volte stanno ore e ore a discutere, a disquisire, e poi prendono le decisioni più importanti seduti in un bar a prendere un caffè. Noi abbiamo meno tempo per parlare. Cedono in diplomazie e negoziati. Esatto. Noi abbiamo meno tempo rispetto a questo e quindi cerchiamo di affrontare ed aggredire meglio le questioni. Ricorderei quando non c'erano le quote rosa, la 21enne Tiziana Russo, tra le più votate al Consiglio Comunale di Sciacca. Sì. Quante voti? Sono arrivata fino a più di 580. Ed era la preferenza unica già, sì. Quindi... E per questo ringrazio veramente sempre Sciacca, che si è dimostrata essere... molto avanti. Certo. Onorevole Pumiglia, un commento su questo dibattito, che naturalmente non è che di ieri, insomma, se ne parla da tanti anni, però sono recenti le norme che hanno introdotto, insomma, questo obbligo di legge. Qual è la sua valutazione anche rispetto ai suoi anni in Parlamento? Vorrei ricordare, insomma, ci sono dei personaggi importanti da ricordare. Lei è stato parlamentare quando Presidente della Camera dei Deputati era l'onorevole Nilde Iotti, per dirne una. Oggi si può anche fare riferimento al fatto che ci sono delle potenze, degli stati importantissimi a livello internazionale, la Germania, la Gran Bretagna da poco tempo, ripeto, probabilmente gli Stati Uniti d'America e altri paesi che sono governati, i primi ministri sono delle donne. La sua opinione qual è? Ma io vorrei partire dalla riflessione che faceva la dottoressa Testone sugli uomini che chiacchierano e le donne che risolvono. È una frase famosa della Thatcher, che diceva: in politica, se vuoi che di un problema si discuta, parlane con un uomo, se vuoi che si risolva, parlane con una donna. È una bella, sicuramente naturalmente, molto simbolica, magari un po' ad effetto, però in qualche misura coglie almeno perfettamente il suo pensiero. Io sono d'accordo nel dire che bisogna tendere ad una condizione nella quale non ci sia bisogno delle quote né per gli uomini né per le donne, cioè che si raggiunga quel livello di parità delle condizioni di partenza sufficienti e necessarie per dare possibilità a una competizione alla pari tra i due generi. Però ce ne vuole di tempo. Non dobbiamo dimenticare che il voto alle donne in Italia è stato dato solo nel 1946, e quindi è una conquista abbastanza recente. Che alla Costituente c'erano 19 donne, mi pare di ricordare, che era un numero
esiguo, però maggiore di quello che poi nei parlamenti, nelle legislature successive si è verificato. Voglio ricordare, sempre per rendere il clima, ma non per alleggerire il discorso, ma per renderlo più pertinente, che nel Partito Comunista Italiano dell'epoca, che pure rispetto ad altri partiti aveva più donne in Parlamento, Togliatti consigliava di candidare donne che avessero le fattezze della donna di casa, che non dessero la sensazione di, come dire, di un'affermazione di femminilità che potesse turbare le sensibilità comuni. E probabilmente interpretava un clima generale di convincimento. Io ricordo che quando mi candidai e andai al Parlamento la prima volta nel 1972, nella lista di 28 candidati, tanti allora eravamo nelle due circoscrizioni della Sicilia occidentale e orientale, non c'era una donna candidata. Oggi noi abbiamo, nell'ultima legislatura, nel 2013, il numero di donne è passato dal 19% al 31%. E questo in virtù della legge sulla parità, che io considero un artificio, uno strumento curioso, però assolutamente indispensabile. Addirittura ci è voluto una modifica costituzionale, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la norma del 95, si è dovuta modificare nel 2003 l'articolo 51 della Costituzione per arrivare a questo risultato. E la mia memoria va a due donne, oltre alla Iotti, prima della Iotti, a Tina Anselmi, prima nel senso che arrivò prima, che fu la prima donna ministro in Italia, che sembrò, ma Tina Anselmi non fu ministro perché era una donna, era sicuramente una donna, ma fu ministro perché era un personaggio straordinario, di straordinaria capacità e di storia incredibile, partigiana, staffetta partigiana, donna di grande combattimento, quindi avrebbe dovuto arrivare a quei ruoli ancor prima, però ecco, la sua condizione femminile non fu un vantaggio, ma fu un ostacolo. E poi la Iotti, e poi arriviamo al punto in cui, bisogna dirlo, al di là di qualunque valutazione di parte, oggi il governo è formato per il 50% da donne e per il 50% da uomini, un risultato assolutamente imprevedibile fino a qualche tempo fa. E c'è da dire che ha ragione chi dice, ma le deleghe, anche qui riprendere quel discorso, delle donne al governo non sono poi quelle, esatto. Non c'è una donna ministro dell'economia, beh, però voglio dire, dall'assenza di donne al governo ad una presenza del 50%, e poi ci sono anche donne che fanno il protagonismo, ripeto, al di là dei giudizi, per citarne una, la Boschi, che è diventata, al di là delle deleghe, una protagonista sicuramente della vita politica. Quindi io concludo citando un'esperienza. In Belgio si partì con la legge sulle quote rosa, e poi si arrivò ad una condizione per cui la legge venne meno, perché si sono determinate le condizioni, per cui, e io mi auguro che questo avvenga in Italia, anche perché la presenza femminile dovrebbe essere, giustamente diceva l'avvocato Tiziano Russo, determinata dalle condizioni di partenza, gli asili nido, ecco, ma la presenza delle donne dovrebbe servire e serve a questo, a richiamare l'attenzione delle assemblee elettive nelle quali sono, a fare una politica per la famiglia che non è una politica a favore delle donne, è una politica a favore delle comunità di fatto di uomini e di donne. Quindi dice l'onorevole Pomilia, cominciamo, c'è bisogno di una legge, però probabilmente tra qualche tempo potremo anche farne a meno, insomma, se avremo raggiunto il risultato. Ma il processo è inevitabile, secondo me. Ricordiamo ministri, insomma, la Moratti sicuramente è stato un ministro importante, che ha avuto anche un ruolo importante nella vita pubblica italiana, la Finocchiaro, che è stata ministro
La Rosy Bindi. La Rosy Bindi, che è stato un altro importante ministro. Insomma, anche la Merlin, le ha dele... fatto veramente io... delle conquiste. Il ruolo della per Merlin donne nella è stato... storia del Parlamento. La Merlin è stata nella Costituente pure. Nell'Assemblea come Costituente la... e poi il partito non la ricandidò in maniera, diciamo, del tutto ingiustificata ai suoi, per lei. Tanto che lei ebbe a dire che le idee sì sono importanti, ma camminano con i piedi degli uomini, a dimostrazione del fatto che evidentemente... Con un significato diverso da quello a cui abbiamo dato più recentemente. Certo, però dico sicuramente rispetto al fatto che malgrado lei avesse portato avanti delle riforme importanti, donna di grande spessore politico, però probabilmente proprio perché era diventata anche scomoda per le conquiste che aveva portato avanti, poi non fu ricandidata... completamente, quindi. Lina Merlin è la presentatrice del progetto di legge poi approvato per la soppressione, per, diciamo, per la chiusura delle case chiuse, nel senso che non venivano più riconosciute dallo Stato. Ecco, questo è un altro argomento, però per dire che è un personaggio importantissimo della storia della nostra Repubblica. Anche per la legge. Però volevo dire, vedi, però ci ritroviamo qui a fare un elenco delle donne per dire, ma ci sono state queste donne, ma per quanto è stato esteso ed è esteso il numero dei ministri con questi governi che abbiamo visto che abbiamo un governo l'anno come media, no? Io voglio dire, ma degli uomini un po' di più, per la verità. Ma oppure forse un po' di più, ecco. Però voglio dire, però degli uomini non lo facciamo questo, come per dire, lì è scontato. Per le donne dobbiamo quasi ancora una volta fare un elenco per me, per ricordare quante sono state. Cioè, non lo so se sono chiara in quello che voglio dire, cioè, ancora una volta ci ritroviamo però a fare l'elenco. Come se fosse un fatto, me... lei dice, come se fosse un fatto talmente bizzarro. Esatto, che noi, le elenchiamo e in fondo se le andiamo ad elencare ne troveremo quanto? Una 50-60 persone in governi che hanno avuto numeri vastissimi. Ma non volevo tanto su questo, volevo anche dire una cosa. Come dice bene l'onorevole Pumilia, poi in alcuni paesi, quali l'Olanda, quali il Belgio, quali, non c'è bisogno perché diventa un dato di fatto. Ma è un dato di fatto anche la Germania nelle ultime elezioni regionali che hanno avuto. L'altra figura che va a delinearsi come possibile competitor della Merkel, guarda caso, è una donna. Quindi voglio dire, cioè, secondo me, sono d'accordo con quanto dicevano prima le amiche qui, sia l'avvocato che la collega, dico di fatto se una donna vale, vale, è come l'uomo, se vale va avanti, se non vale è come... E da qui si apre una parentesi infinita, perché per esempio io dico ancora una volta, non è una questione solo del nostro paese, perché qualche giorno fa ha fatto notizia che la Meyer, l'amministratore delegato di Yahoo, non dà un posto di grande responsabilità ad un uomo e lo dà ad una donna. Ma quante volte le donne saranno state penalizzate a non avere posti di responsabilità stati fregati dagli uomini e non hanno parlato? Ricordiamo che l'Istat continua a confermare il dato che le donne sono meno pagate degli uomini nel mondo del lavoro. Anche perché da sempre questo sono gli studi ormai, le donne cercano comunque carriere che portano a occupazioni meno economicamente meno remunerative, proprio perché le donne fanno i conti nella loro vita con aspetti diversi. Quante, nel mondo della scuola, allora, è prevalente certamente la figura femminile, perché da sempre si è detto è perché è più si riesce a coniugare di più con il carico familiare. Allora noi non dobbiamo fare conto che la donna è una cellula così impazzita che a un certo momento nel corso degli anni le è stato impedito sempre l'accesso alla politica, allora arriva la quota di riserva e improvvisamente la donna si veste di voglia politica ed entra in questo mondo. La donna, secondo me, non è che non è entrata perché non le è stato consentito, perché a me è questa la cosa che mi ha fatto sempre molto, diciamo... Mi ha lasciato l'amaro in bocca. Un po' l'amaro in bocca e mi fa riflettere ancora adesso che ho una figlia femmina, oltre che un maschio. E dico sempre questo, ma è vero che la donna poi non è entrata in alcuni ambienti perché non le è stato permesso da un mondo così maschile, che obiettivamente nel corso della vita di ognuno di noi a me non è successo, non ho sentito questo mondo così maschilista attorno.
io questo mondo così maschilista attorno non l'ho sentita, e quando parlo con le donne e ci parliamo tra donne, la mia esperienza mi porta a ritenere che le donne non scelgono alcune cose perché hanno un ruolo all'interno della società che le porta a dover fare i conti con cose diverse, non perché l'uomo non lo faccia per una sua mancanza, perché la storia ha un peso nella vita dell'uomo e nella vita della donna. Come diceva prima l'onorevole Ruvolo, l'uomo nella storia dell'umanità si è caricato di alcuni impegni, dall'uomo cacciatore che usciva a cercare la cacciagione e la donna che cercava magari i frutti negli alberi vicini. Si crea tutto un mondo, un equilibrio nelle famiglie, tale per cui la politica familiare non è che una politica a vantaggio solo della donna, ma diventa a vantaggio della donna per quello che la donna nel corso della storia si porta dietro proprio come ruolo all'interno della società. E allora, se noi partiamo da questo, ci accorgiamo che la quota di riserva, sì, prendo atto che negli ultimi tempi abbiamo consigli comunali certamente con un numero maggiore di donne. Ne prendo atto. Prendo atto che abbiamo governi con un numero quasi paritario di ministri. Paritario di ministri. Ma tutto questo non mi porta a dire nella maniera più assoluta, perché per me non esiste la distinzione tra uomo e donna. Esistono le persone, dunque per me l'uomo non è né inferiore né superiore, è un uomo. Non mi porta a dire né che è un passo avanti né che è un passo indietro, è un passo certamente che vede le donne, e laddove lo vogliono e non lo potevano fare lo riconosco come un passo avanti, laddove questo diventa funzionale a logica maschile, eppure c'è nella composizione delle liste, perché di questo ne dobbiamo ragionare, perché questo terzo di donne che ora sono obbligate ad andare in lista in alcuni casi diventano funzionali a logiche maschili. Sì, questo è vero. E allora noi dobbiamo evitare che questo poi diventa di nuovo il solito vantaggio per la solita politica maschile che si mette in campo. E allora io dico questo. È un fatto culturale per lei? Per me è un fatto, la distinzione va là. La volontà della donna, se viene impedita da una logica maschile, va combattuta. Laddove le donne hanno meno interesse a fare parte ad entrare in un ambito, perché le donne nella chimica, nella scienza, cioè questi sono dati, risultati, sono eccellenti. Ora sono anche nella scuola tradizionalmente. Sono capitane d'industria con successo. Militari con riconoscimenti importanti. Quindi mi chiedo, ma è così vero che nel corso degli anni le donne non hanno avuto, diciamo, questa voglia di fare politica perché le è stato impedito, o perché hanno preferito guardare ad altre cose in modo molto sereno? Io poi sono figlia, diciamo, di battaglie importantissime, ricordava l'onorevole Pumiglia, noi abbiamo avuto partigiane che hanno fatto la resistenza per le quali veramente ancora dobbiamo dire grazie. Donne della mia generazione devono dire grazie. Devono dire grazie anche alle donne che hanno fatto in questo paese, come in altri paesi del mondo, le grandi lotte che a noi abbiamo così archiviato come il femminismo. Noi a quelle donne dobbiamo dire grazie. Certo. Oggi dobbiamo, secondo me, riflettere in un modo diverso rispetto alla presenza femminile nel mondo della politica. Voglio introdurre un altro argomento, un altro aspetto della nostra discussione. E siccome siamo in una fase storica di disaffezione da parte del popolo nei confronti della politica, no? C'è un po' di lontananza, sono venuti fuori anche movimenti che proprio si basano su questo, mi riferisco al Movimento 5 Stelle. In questo clima di perdita di appeal da parte della politica per come l'abbiamo conosciuta negli anni passati, le donne stanno avendo più spazio. Ecco, qual è la sua opinione rispetto a questo? Lei che politicamente è lontana dal Movimento 5 Stelle, però mi pare di poter dire che questo sia un dato oggettivo. Io ritengo che le donne stanno avendo più spazio in questo momento, non perché ci sia questo movimento di antipolitica, ma perché le condizioni sono tali che consentono, si può inserire secondo lei proprio nella disaffezione per la politica? No, non credo. Come dire che le donne arrivano a salvare il salvabile? No, diciamo così. Le donne non arrivano dove... rispetto a questo no, però è anche vero che se
un sistema politico non ha funzionato, e non ha funzionato perché è gestito in gran parte da uomini, è chiaro che c'è qualcosa che va modificato, e allora probabilmente la presenza della donna può modificare qualcosa. Peraltro, io dico, riferendomi un po' al concetto che diceva Tiziana Russo, non sempre l'impedimento è così palese, nel senso nessuno ufficialmente impedisce alla donna di entrare a far politica, sono dei giochi sottili, è una società al maschile che di fatto non consente l'ingresso della donna, mi spiego meglio, quando io dico società maschile perché? Perché l'organizzazione è tale che tutti i compiti di famiglia, di accudimento dei figli, sono stati demandati alla donna, quindi l'uomo non ha mai avuto interesse a creare i servizi che supportassero questo tipo di diciamo, attività che era relegata esclusivamente alla donna. Quindi la mancanza di diciamo, strutture chiaramente scoraggia la donna ad intraprendere sia percorsi di carriera particolari e molto impegnativi, che impegni diciamo, che vanno al di là del discorso lavorativo, e quindi un impegno politico che chiaramente non riesce poi a facilmente a conciliare e a gestire, certo, è chiaro. Certo. Quindi dico, anche questo fa sì che la presenza delle donne incomincia a creare un sistema sociale che sia più a misura anche della donna, cioè della famiglia, non come diceva giustamente l'onorevole Pumilia, non della donna, ma vista in un'ottica familiare. La giustificazione della minore retribuzione della donna è determinata anche da questo, cioè dal fatto che il lavoro chiaramente extra che scombussola quello che è un equilibrio familiare fa fare sempre dei passi indietro alle donne, da qui una diversa retribuzione, una penalizzazione nel discorso diciamo lavorativo. Io dico, ricordo sempre un episodio che mi capitò circa 15 anni fa, sono un funzionario di una pubblica amministrazione, quando avevo bambini ancora piccoli, no? Si era presentata l'opportunità di partecipare a dei corsi di formazione, allora il mio dirigente interpellò quasi tutti diciamo, i colleghi, a me non disse niente, io venni a saperlo e andai non con arroganza, ma a chiedere la motivazione. Dico, ma mi scusi, dico, perché lei sta facendo un sondaggio tra tutti i dipendenti e a me non lo chiede? Dice, no, perché lei ha bambini piccoli e quindi ho pensato che non fosse interessata. Io ho ribadito, rimbeccando, dico, la prossima volta avrei preferito scegliere io. Dico, perché certo. Dico, anche rispetto a queste cose, che sono diciamo, delle decisioni che vengono demandate per come dire, conclusioni ecco, implicite, che fanno altri al posto tuo perché ti delegano e ti relegano ad un certo tipo di ruolo, che è quello accuditivo. E quindi lo stereotipo, il pregiudizio culturale, che è quello più difficile da sradicare. Ma è proprio questo quello che diciamo tutte insieme dobbiamo cercare di fare, e comunque è anche vero che noi donne non riusciamo a fare squadra tra di noi, perché è anche questo un altro aspetto negativo che ci dobbiamo diciamo dire, noi non riusciamo a fare squadra, cose che invece tra gli uomini hanno una solidarietà più forte rispetto alla nostra, perché noi siamo un po' delle entità un po' più isolate probabilmente, quindi questo non gioca a nostro favore, probabilmente. Come considera queste cose che diceva anche? Di grande interesse, poi magari finiamo tutti, ci sono finito io per primo, nella trappola di fare l'elenco delle donne importanti che si sono distinte, ribadendo una sorta di recinto nel quale, però bisogna stare attenti, lo dico all'avvocato Russo, naturalmente con invidia per la sua età, io ricordo invece una società estremamente maschilista. Non la voglio interrompere, ma io inizio sempre dicendo, mi posso permettere questo discorso? Sì, certo. Perché donne prima di me hanno fatto le battaglie. Ma cioè, molte donne prima di lei erano maschiliste. Ne posso ricordare una che ricordo, immagino che me ne darete atto con grande amore e rimpianto, mia madre,
che diceva: ma perché queste femmine hanno a levare il posto alle mascole? Ed era una maschilista, nella sua infinita bontà, ma culturalmente era così. E lei non avrebbe potuto esercitare l'esercizio della professione forense fino all'inizio del 1900, perché proibito per legge. Le donne furono le ultime professioni che poterono, a cui poterono accedere, furono quella forense e quella della magistratura. Quindi non era una condizione voluta dalle donne, era una condizione imposta dalle leggi. Voglio citare un episodio che naturalmente risale a tanti anni fa. Nella storia dell'Europa ci sono state le regine, ma le regine erano titolari di funzioni, non titolari di diritti. Margherita d'Austria fu viceré dei Paesi Bassi. Quando smise di fare il viceré non poté accedere al consiglio della città, perché non poteva essere eletta. E sono condizioni che risalgono evidentemente, ma dalle quali proviene questa realtà. E allora ribadisco, occorre che ci siano delle leggi che favoriscano e poi, favorendo, nello stesso tempo attivano dei processi irreversibili. Voglio fare un riferimento all'attualità. È vero che poi la quota delle liste deve passare il vaglio dell'elettorato e lì spesso le condizioni di svantaggio si ripropongono. Ma se, come dicevo prima, nel Parlamento attuale dal 19% si è passati al 31%, è perché in virtù di una legge che io considero ovviamente profondamente sbagliata, che nomina i parlamentari, la considero sbagliata perché... Non solo lei. Io, oltretutto, per essere per tanto tempo, per 5 legislature in Parlamento, ho dovuto per 5 volte andarmi a trovare i voti in 4 province. Eppure, avvalendosi di quella legge, un partito politico ha detto un uomo e una donna. E quindi ha nominato sostanzialmente un uomo e una donna. E poiché non c'era il vaglio della preferenza, ripeto, sbagliato il contesto, però, e questo era, non si è trincerato dietro, ha scommesso su questa cosa e l'ha realizzato, portando la percentuale al 39% e poi portando al governo il 50% di donne. E allora voglio dire che il campo sul quale impegnarsi le donne in prima persona, ma tutti quanti, è quello di, posso dire, una politica che è mancata sempre nel nostro Paese. Lo dico in termini autocritici. Io ho fatto parte di un segmento culturale importantissimo, culturale e politico importantissimo, era quello della Democrazia Cristiana. Ci riempivamo la bocca di valori cristiani, la famiglia, eccetera. Ma io penso che uno dei demeriti che ci siamo portati è quello di non avere mai immaginato o messo in atto una vera politica per la famiglia. Esatto. A partire, per esempio, dagli sgravi fiscali per i figli, a partire dagli asili nido. E allora passare dalla proclamazione ai fatti, passare, come diceva la Thatcher, dal parlare di un problema a risolverlo, ci vuole necessariamente un impegno di chi questi problemi li vive quotidianamente più dell'uomo e ha una sensibilità maggiore di quella che noi uomini. Ma lei questa cosa della concretezza, che le donne sono più concrete rispetto agli uomini, la condivide? Beh, io dico che sono sempre delle generalizzazioni. Può essere uno stereotipo, ma io che da quando sono nel mondo del lavoro, lavoro sempre con donne, io questa concretezza la registro. Dico, al di là degli stereotipi, io credo di sì. Perché meno di noi sono indotte ad utilizzare la retorica, le sovrastrutture, le sovrastrutture culturali artificiose,
e vanno dritto al problema. Quando si dice questa cosa, io la dico alla femminina, che può sembrare <Da concreta. ride> è bellissimo questo riferimento, può sembrare, no sì, sì, sembra una cosa offensiva. Ci sono due accezioni, se la, guarda, sono due accezioni, se la guardi io, dall'altra io trovo parte che invece, sia corretta questa, può sembrare che lasciamo perdere le chiacchiere, esatto, perché le donne lasciano perdere le chiacchiere. La prendo, mi è venuta così, mi è venuta bene, credo. Onorevole La Roccarolo, una considerazione conclusiva di questo nostro dibattito, rispetto anche agli auspici che si possono avere. Abbiamo oggi, viene fuori secondo me un dato comune, tutti e quattro gli ospiti con diversi punti di vista, ancorché con diversi punti di vista, che al di là della legge c'è ancora molto da fare e comunque la prospettiva è quella di sperare che questo paese non abbia, questa società non abbia bisogno di una legge per garantire la presenza delle donne nella politica o nel mondo del lavoro, una maggiore presenza delle donne. Qual è insomma la considerazione conclusiva? Proprio questa, cioè dire puntare alla qualità, cioè se una persona vale, vale come persona, a prescindere che sia di sesso maschile o sia di sesso femminile. Questo lo dico, noi qui ci siamo molto concentrati per magari per quello che in questo momento viviamo tutti noi, siamo molto concentrati sulla politica, però voglio ricordare per esempio una professione, un'altra professione, al di là della magistratura, l'avvocatura, che diceva prima l'onorevole Pumilia, mi viene in mente, per ora si parla tanto se alcune professioni dobbiamo essere chiamate al maschile o al femminile. Altra cosa ridicola. Per esempio, la sindaca, dice lei, esatto, io oggi ho scritto l'avvocata, ho scritto, come ti fai chiamare? Io vorrei che mi chiamassero il sindaco. Io ho scritto perché? Deputato all'ARS, bravo, nelle sottopancia, per la dottoressa Tessone ho scritto assessore, per Russo ho scritto avvocato. Ma io la ringrazio di questo, perché non sapevo come comportarmi, sinceramente. No, io condivido pienamente, domani sono invitata, non domani, domenica. Sono invitata da FIDAPA a livello nazionale, fanno un convegno qui su Sciacca proprio sul sessismo, il linguistico, eccetera. Io sicuramente magari mi scontrerò con qualcuno, ma sottolineerò questo aspetto. Cioè, io mi piacerebbe, poi per carità, chiamami come vuoi, chiamami Margherita, va bene, benissimo, però su queste cose vorrei puntualizzare, perché non è una, è anche una questione culturale, sono perfettamente d'accordo, però voglio dire che ci sono dei termini che sono neutri, non appartengono al maschio o alla femmina. Noi siamo un po' vittime del politicamente corretto che in Italia è un po' e lo dico, giganteggiato. Lo dico anche per un'altra professione, lo faccio come esempio, il chirurgo, ma io la chirurga, il problema non è se il chirurgo è maschio o è femmina, se è bravo o non è bravo, il problema nella nostra cultura, appena vedi una donna, una femmina ma va a toccare, già comincia per esempio a ricriminare, questo è anche un preconcetto, ora non voglio aprire la maglia, no? Però anche su questo io ho molto da sottolineare, perché ci sono dei termini, lo può dire la Crusca, ma lo può dire chi vuole, che secondo me sono ormai, fanno parte del nostro linguaggio, sono termini neutri che possono tranquillamente essere utilizzati sia per le persone di sesso maschile che di sesso femminile. Mi fa molto invece riflettere, sono d'accordo con l'avvocato Russo quando dice mancano le strutture da sempre, ma mancano a mio modo di vedere, per quello che poi leggiamo, dappertutto, perché questo amministratore delegato di Yahoo, la Meyer, è 130 ore di lavoro la settimana, quindi vuol dire che questa è una macchina da guerra ed è lei che ha messo su il nido nella sua azienda, quindi voglio dire ha pensato a lei perché aveva i bambini piccoli e alle donne che in quell'azienda lavoravano, quindi questo è il punto su cui noi oggi dobbiamo lavorare, uomini e donne, capire cosa serve alla nostra società per essere funzionale alla società e per essere non strumenti di nessuno o strumentale, più che, perché se sono strumento mi va bene, se sono strumentale alla politica, al collega, a quello che mi mette, perché poi tanto, cioè, si capisce perfettamente, ci vuole un po' di voti perché ci vogliono un po' di voti e tutto questo, no, perché poi magari come è stato per me, io per caso sono venuta fuori da questa politica e poi ti sorprendi perché magari sai dire tre parole una dietro l'altra, perché anche qui la mentalità comune è che la donna se non parla è meglio. Io vengo da una famiglia semplice, però per
esempio, questa cosa me l'ha inculcata mio padre. Mio padre, io l'ho perso 7 mesi fa, mio padre da semplice, avevamo un negozio di alimentari, lui aveva la quinta elementare, ma un uomo di una intelligenza infinita, non mi ha mai posto veti, non mi ha mai posto vincoli, mi ha lasciato fare la mia vita, non sapeva manco dove fossi andata a studiare, però voglio dire, mi ha dato quella possibilità di sentire e di vivere la libertà di una persona, senza se, senza puoi farlo perché sei femmina, non lo puoi fare perché non sei femmina, eccetera. Dottoressa Testone, poi concluderà Tiziana Russo, siccome la dottoressa Testone mi ha chiesto di andare via prima per un impegno istituzionale, prego, sì, la conclusione sua. Io la penso un po' in modo diverso rispetto all'onorevole, nel senso che dietro la parola c'è un retropensiero, c'è un pregiudizio, cioè l'assessore è, io lo individuo come l'uomo, io sono una donna e quindi io mi identifico più con una terminologia femminile. L'assessore. Allora mi scuso perché sotto Pange che appena andato in onda scrive assessore. La parola è come dire, identifica ciò che non si dice, non esiste. C'è anche il lessico alla anche fine. Anche il lessico ha una sua valenza culturale, ha una sua valenza di, come dire, di capacità di trasmettere quel pregiudizio o quella informazione un po' più corretta. Dice bene lei quando dice non siamo abituati al nome al femminile, perché di fatto probabilmente non abbiamo occupato e non occupiamo da molto tempo questi spazi e quindi era un po' un'eccezione. Però secondo me dire l'assessore o dire il sindaco è come dire ci sei ma non dovresti esserci, ecco, è una comunicazione sulla comunicazione che è, dico, anche questo va contrastato, dico, e quindi sotto questo aspetto mi distingo, lei, diciamo, e quindi la penso in maniera completamente diversa, essere, perché il deve pregiudizio deve essere indicata come sindaca. Secondo la me il pregiudizio è lo stereotipo. Il pregiudizio e quindi anche l'onorevole La Roccarulo dal suo punto di vista deve dal mio punto di vista sicuramente sì, perché perché un sindaco non si chiama la sindaca è lo stesso, cioè non cambia niente, cioè il pregiudizio culturale lo si contrasta anche da questo, cioè anche da queste piccole cose. È da troppo tempo che le politiche in genere che sono state portate avanti hanno sempre penalizzato la donna. Io per esempio faccio un altro esempio sul servizio militare, che adesso non c'è più, però il servizio militare ha sempre usufruito di un sistema premiante, cioè l'uomo che faceva il servizio militare poi aveva dei punteggi diversi in fase concorsuale. La donna che è in stato di gravidanza esce dal mercato del lavoro e ad oggi ancora di più, perché di fatto una donna che si deve inserire nel mondo del lavoro, una donna giovane, purtroppo oggi in un mercato del lavoro che è completamente in crisi, con un livello di disoccupazione che è veramente elevato, la donna paga ancor più che nel passato il prezzo di essere donna, perché non si è mai fatto, non si è mai investito sulla politica in favore delle donne, e quindi anche la gravidanza, per fare un esempio, viene vista come è penalizzante, non viene vista come con un sistema premiante come invece altre situazioni lo hanno fatto per l'uomo, evidentemente. Soprattutto nel privato. Soprattutto nel privato. La ringrazio. Io mi scuso e ringrazio. Siamo in conclusione, però. Grazie. La ringrazio per aver avuto pazienza anche rispetto a, perché abbiamo sforato rispetto all'orario che lei mi aveva chiesto, quindi grazie ancora. Avvocato Russo, questa cosa del lessico mi interessa, però è simpatica, perché è simpatica. È interessante. Devo dire che effettivamente, io che non sono proprio interessata all'argomento, e però mi vorrei riallacciare ad una cosa che ha detto in precedenza l'onorevole Pumilia, rispetto al fatto che esercito, perché prima di me è stata fatta una battaglia perché questo la professione di avvocato.
Non ho mai negato che nel corso di questi anni, decenni e di più, non vi siano stati grandi battaglie, grandi passi avanti, no? Per poter inserire le donne in tutti gli ambienti. Non solo non l'ho negato, ma ho sempre ringraziato anche 20 anni fa, Massimo, se lei si ricorda qui, chi lo ha fatto, perché ha consentito e consente a me, a mia figlia, di poter ragionare sulla donna in un modo molto diverso, perché è chiaro che se questo percorso non ci fosse stato, io sarei qui a ragionare di altre cose, è ovvio questo. Oggi però io sono figlia di alcune lotte e siccome di alcune conquiste ottenute e secondo me molto importanti, vorrei che la nostra, e io mi riferisco all'uomo come alla donna, perché io parto da questo assunto, la donna deve essere messa naturalmente sempre nelle condizioni di fare la scelta che ritiene. Posto questo, per il resto, allora per me va bene tutto, che si inserisca nella politica, che non lo si inserisca, che faccia la maestra, che faccia il chirurgo, che faccia la casalinga perché lo sceglie, che faccia quello che ritiene per sé, questa è la vera conquista della donna. Non c'è dubbio. Perché prima non era così. Molte donne non sono nelle condizioni di poter scegliere per se stesse e non nell'entrare in politica. Molte donne non possono scegliere di rimanere a casa a fare la casalinga perché devono portare a casa un altro stipendio da aggiungere a quello miserissimo del compagno, del marito, del padre, dei propri figli e dunque sono costrette a tenere ritmi perché... Allora ragioniamo nell'insieme. Se noi ragioniamo nell'insieme, il ruolo della donna non è un argomento, diciamo così, per pochi eletti, per gente che se lo può consentire, diventa l'argomento di tutti. E io, donna contemporanea, voglio che la questione femminile che c'è diventa la questione dell'uomo che non trova lavoro, la questione delle famiglie che non hanno strumenti e che nel resto d'Europa non è così. Il problema degli assegni familiari di cui faceva cenno l'onorevole Pumilia, ma in Francia non è così come da noi. Sì, e sì. Allora noi, ci sono state conquiste importanti. E allora noi, dico, non è una perdita di tempo ragionare sul fatto delle donne nelle assemblee elettive, diciamo, di primo livello, di secondo livello. Non è affatto una perdita di tempo, è importantissimo. Però non distogliamo l'attenzione sì. sugli argomenti che fanno sì che veramente, e allora il ruolo femminile può essere il ruolo femminile in senso pieno. Perché se noi non facciamo questo, secondo me, non facciamo un servizio giusto, ripeto, sempre riconoscendo il pezzo di strada che abbiamo fatto fin qui. E allora è un'aggiunta il pezzo di strada che stiamo facendo con le battaglie della legge elettorale, della doppia preferenza? Forse sì. Queste politiche non sono state mai compiute perché non ci sono state donne al governo, donne in Parlamento. L'onorevole Pumilia pensa questo. Allora, in questi termini mi sta bene, sì, forse se il 50% delle donne presenti al governo producono una politica che si inserisce nel quadro che abbiamo detto, per non parlare del Meridione d'Italia, che è tutto un altro capitolo anche della condizione femminile. Certo. Certo. Dunque, allora, se noi andiamo verso questo, allora io dico ben venga. Se noi invece inseriamo la quota femminile nella solita logica che ci ha accompagnato negli ultimi anni, perché non è la prima volta che parliamo di quote femminili, e negli ultimi, diciamo, 10 anni abbiamo visto anche presenze di un certo tipo anche in Parlamento, anche nei governi. Allora, se noi portiamo questi risultati, io sono la prima a dire... Va bene, ci siamo sulla strada giusta. Penso ancora oggi che questi risultati e questo genere di politica noi non la possiamo portare a casa soltanto facendo appello all'ingresso della quota rosa nei consigli comunali, nelle giunte locali, neanche nel governo di questo paese. Questi sono ragionamenti che un paese come il nostro deve portare avanti a prescindere, come diceva certo, Totò. Totò. Onorevole Pumilia, vorrei concludere con lei con una considerazione delle donne impegnate in politica. No? Abbiamo ricordato io all'inizio, la prima domanda che le ho fatto, ho ricordato la Presidente della Camera, Nilde Iotti. Ma quanto era autorevole Nilde Iotti all'interno di quel
di quella stanza, di quella camera. Come una decina di uomini autorevoli. No, ma questo è... Sembra una cosa, sì, un divertissimo, però in realtà è importante. Tanto era di una eleganza straordinaria, non perché vestiva bene, parlo dell'eleganza. Di stile. Anche l'austerità mitigata dal sorriso, da una femminilità straordinaria. Quindi io un bellissimo ricordo, poi per noi è stata anche una prima bella esperienza votare una comunista a Presidente della Camera. E io vorrei evitare di apparire come quello che pensa che il diritto crea di fatto delle condizioni diverse. Le favorisce. A volte. A volte. E le favorisce in senso positivo e in senso negativo. Sicuramente crea delle premesse. E come tale io immagino l'esistenza di queste leggi, la validità di queste leggi. E vorrei, siccome io sono portato per l'esperienza maggiore, in ragione dell'età, a vedere il tratto lungo di strada che si è fatto, e lo si è fatto a prescindere dalle leggi, perché non è cominciato nel 95, certo, quando si è fatta la prima legge sulle quali quelle quote rosa, molti anni prima, dalle battaglie delle donne, degli uomini, che hanno immaginato che le due facce della luna debbano essere tutte e due visibili. E quindi io sono consapevole che questi sono strumenti, o queste sono, come dire, strumentali rispetto ad un percorso che deve essere fatto nel senso che dice lei. E poi vorrei fare una piccola riflessione sul nomen, nomen nomen, dicevano i latini. Io starei attento, perché sono dei nominalismi, scusate il bisticcio, però sindaca, assessora, ministra, dire avvocato, portatore di handicap anziché handicappato o diversamente abile crea una cultura di maggiore rispetto, di maggiore considerazione. Dire di colore anziché nero, anche questo, io lo vedo quando qualche volta mi scappa di dire di essere politicamente scorretto, io cioè i nipoti che mi danno sulla voce, perché mi chiedono di non diffondere una parola, di non utilizzare una parola che ha un carico di significato che ha assunto evidentemente al di là del valore semantico, che loro percepiscono, però si percepisce. Allora anche nelle professioni, perché no? Può sembrare una forzatura, un nominalismo, però anche questo, il nome aiuta, può portare ad una diversa considerazione. La chirurga, quando ad un malato si preannuncia che arriverà una chirurga, probabilmente già ha elaborato, ha avuto il tempo di elaborare l'accettazione. Se gli si dice arriva un chirurgo e poi arriva una donna, probabilmente istintivamente questo non ha avuto il tempo di evitare un impatto stupido. Mi sembra giusto tornare sull'onorevole La Roccarugolo, visto ecco, l'aspetto lessicale viene considerato interessante dagli altri ospiti. Vuole tornare sulla sua... No, io ci torno anche per deformazione professionale, cioè io insegno antropologia culturale. Signori miei, la cultura non la modifichi così. Non è una questione legata, è una mia opinione per carità, non voglio dire, però non la modifichi. Il problema culturale sta nel fatto che se io vedo una donna, purtroppo ancora oggi, svolgere una determinata professione, io non lo accetto. Comunque ho delle difficoltà, perché guarda caso a monte ho più che uno stereotipo, che non è il pregiudizio, ho uno stereotipo nel dire non potrà fare bene quel lavoro, ce l'ho già a monte, qualcuno me l'ha trasmesso, è radicato, e lo dico anche per esperienza, purtroppo questo, non solo diretta mia ma anche di altre persone. Vi ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione, l'appuntamento con Vespera la prossima settimana.